Siamo finalmente arrivati nella città degli angeli, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Quale luogo migliore per osservare questa grandissima città dall'alto? Una prospettiva unica, un punto davvero eccellente, il Griffith Observatory. Il Griffith Observatory è qui dal 1935 e ha ospitato milioni di persone che sono venute a guardare non solo questo panorama, ma anche a scoprire la storia dell'universo. Infatti qui si ha una vera e propria esperienza astronomica. Qui si possono vedere degli show, dei filmati che raccontano la storia dell'universo, e questo osservatorio è davvero unico. Andiamo a vedere. Griffith Observatory non è solo un punto di vista eccezionale sulla città di Los Angeles, ma anche uno dei punti migliori per osservare l'Hollywood Sign che vedete qui alle mie spalle. Forse non tutti sanno che l'Hollywood Sign è stato messo lì negli anni 20 come cartellone pubblicitario, quando sono state iniziate a costruire le prime proprietà immobiliari, e quindi si trattava proprio di una vera e propria pubblicità per vendere appezzamenti di terra e costruire case. In seguito è stata adoptata come la scritta più famosa, l'insegna più famosa del cinema, e negli anni 70, dopo che era un po' decaduta, Hugh Hefner e Alice Cooper hanno deciso di mettere insieme le loro forze per così ridargli nuova vita, e grazie anche a loro la Hollywood Sign oggi è qui così per farsi ammirare da tutti quelli che come me, come noi, sognano il mondo del cinema. La mia visita al Griffith Observatory finisce qui, ma prima non posso non portarvi in una delle mie vie preferite di Los Angeles, la Hollywood Boulevard. Vi saluto da qui e vado là a divertirmi. Thank you.
Nadia doesn't mind the rain, doesn't walk the way, but she does got great and can be. The boys go out and find more. Kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Score. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when our last needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. When a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get the ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep platonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. You'll stand straight at Tiffany's. Diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but best friend.